È tempo di videogiochi, di tecnologia e di Giappone. Tra poco parleremo del nuovo Battlefield, di avventure interattive, di gadget da fantascienza e di hardware per videogiocare, i migliori giochi per smartphone e tablet, le curiosità del mondo game, uno spettacolo a Tokyo incentrato sui samurai e poi gli zombie protagonisti di Dying Light. È tempo di Game Time, sigla! Saluto a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Game Time. Amici che ci seguite da casa, gamer appassionati, ora è tempo di videogiochi. In studio con me oggi il Raffo e Sebastiano. Eh sì, perché Raffaele mi ha detto una parola di troppo e l'ho fatto sparire. Non dire così, che poi gli amici da casa pensano male o si preoccupano. Beh, KO tecnico da influenza, dai, tornerà già dalla prossima puntata, tutto ok. Così va già meglio. Salutiamo quindi Raffaele e iniziamo la puntata dando spazio ad una serie shooter delle più celebri, nata per contrastare la popolarità di un certo titolo Activision. E si tratta ovviamente di Battlefield, che dal 2002 contende a Call of Duty il pubblico degli appassionati di sparatutto. Dopo Battlefield 4, che ha avuto un lancio per così dire un po' problematico, ora è la volta di questo Battlefield Hardline, uno spin-off urbano che propone scontri tra criminali e polizia. E chi meglio di un super appassionato come Sebastiano ce lo potrebbe far vedere? Esattamente, Sebastiano alle prese con la beta di Battlefield Hardline. Vai Sebastiano! Battlefield Hardline porta la serie in un nuovo scenario, dove a contendersi la vittoria non sono più i militari, ma bande di rapinatori contro forze dell'ordine. Detta così sembra una trasformazione radicale della serie, ma la realtà è che questo è pur sempre Battlefield, e il cavo di una banca è solo un campo di battaglia come un altro. Non troverete uomini d'affari o cameriere rannicchiate sotto i tavoli per scansare i proiettili. Niente effetti collaterali sui civili, quindi, nonostante la città sia messa sottosopra dalla Levolution, tipica del motore grafico Frostbite. Ma vediamo quali sono le principali differenze con Battlefield 4 in ambito multiplayer. Innanzitutto, usando armi stordenti come il taser, è possibile catturare i nemici e interrogarli, visualizzando così sulla mappa la posizione di tutte le unità nemiche. Il gameplay poi si è fatto più semplice, il danno delle armi è maggiore, è più facile controllarne il rinculo e la rosa dei proiettili è più concentrata, insomma, è difficile mancare il bersaglio con una buona mira. Le armi a corto raggio sono al momento la scelta più efficace e rendono la classe del meccanico quella più versatile in assoluto. Ma ci sono buone notizie anche per i cecchini. La balistica dei proiettili si è fatta meno marcata ed è più lineare, la ricarica è più rapida e in caso il vostro bersaglio si avvicini troppo, con la sola pistola non vi sentirete affatto indifesi. La modalità conquista su grandi mappe non regala la stessa esperienza di gioco di Battlefield 4 e sembra essere stata inserita solo per non scontentare gli appassionati della serie. Le due modalità che rendono unico questo gioco e che potrebbero giustificarne l'acquisto sono Hotwire e Heist, meglio se giocate su mappe urbane. Hotwire, o cortocircuito, è un'inedita modalità simile a Conquista, dove i punti da controllare sono però auto da far sfrecciare alla massima velocità, generando così continui inseguimenti tra banditi e poliziotti. Qui emerge una nuova figura di giocatore molto importante, specializzata nella guida ad alta velocità, perché se non si mantiene una certa velocità non si accumulano punti. Heist, o rapina, è invece la modalità ad obiettivi, simile alla Rush del passato, dove i banditi devono far breccia nel cavò e scappare col malloppo verso un punto sulla mappa, mentre tocca ai poliziotti impedirglielo o bloccarli una volta fatta breccia. L'uso di un rampino per guadagnare una posizione più elevata torna particolarmente utile in questa modalità, sia per coprire la fuga dei compagni che per tenere sotto controllo le vie d'accesso al cavò. La beta multiplayer ci ha lasciato con un grosso punto interrogativo. La libertà di gioco tipica della serie sembra essere stata piuttosto limitata. Riusciranno quindi le nuove modalità a colmare questo vuoto? Lo scopriremo il 19 marzo, quando insieme all'uscita di Battlefield Hardline potremo mettere mano a nuove mappe e alle altre modalità di gioco già annunciate. Grazie Sebastiano! E comunque, visto che si trattava di una open beta, l'avete giocata? Perché siamo curiosi di conoscere anche le vostre impressioni. Infatti, twittate e mandatecele via Twitter a @videogiochi. Ora cambiamo argomento, parliamo di anime, perché ci sono un po' di novità che dobbiamo segnalarvi. Beh sì, dal 21 al 25 febbraio si concentrano parecchie nuove uscite. E oggi ve ne segnaliamo un paio, direi di partire da una serie di grande successo che arriva da Sunrise. Lo stesso studio di Daitarn e Gundam, c'è bisogno di aggiungere altro? Direi proprio
proprio di no, hai detto bene Raffo. Si tratta di Code Geass, Lelouch of the Rebellion. Spero di aver pronunciato bene il titolo. Cosa dici? Secondo me abbastanza sì. Grazie dottore. Questa serie si segnala comunque innanzitutto per il character design a cura delle Clamp ed è ambientata in una realtà alternativa governata da tre superpotenze. Gran nomi qua, il Sacro roba. Impero di Britannia, la Repubblica Unita di Europa e, stai buono, poi chiaramente la Federazione Cinese, che mica è uno scenario tanto fantasioso. Infatti, la serie parla dello scontro tra queste superpotenze, di un'abilità speciale chiamata Geass, capace di rendere immortali, e inoltre mette in campo anche scontri tra robot giganti. Che, essendoci di mezzo Sunrise, ovviamente non potevano mancare. Ovviamente. La serie è composta da due stagioni, già trasmesse in Italia dalla TV pubblica e anche già proposte in DVD. Infatti questa è una ristampa della seconda stagione. Invece di due box da tre DVD ciascuno, D-Nit ha deciso di riunire l'intera stagione in un unico box set da quattro DVD. Sì, ma scusa, com'è che da sei DVD sono scesi a quattro? Le puntate sicuramente ci sono tutte, eh? Io l'ho sempre detto che la matematica è un'opinione. Magari avranno rinunciato qualche extra ora, senza allontanarci molto, perché restiamo sempre in casa Sunrise. Parliamo di un'altra serie, menzionata giusto poco fa dal buon Raffo. E che sicuramente è una delle serie robotiche più belle mai create. Posso solo concordare. Intere generazioni sono cresciute ammirando le imprese di Aram Benjo e del suo robot ad energia solare, l'imbattibile Daitarn 3. Una curiosità sul protagonista, dai. È stato modellato sull'esempio dell'eroe occidentale, in particolare di James Bond. Esatto, i tratti ci sono tutti. Sbruffone, sicuro di sé, circondato da belle donne, ha pure un'auto che vola ed è miliardario. Ah beh, vedi che adesso tutto torna? Sì, vabbè, ma lui vince facile. Ha in garage il Daitarn. Il Daitarn vince su tutto, altrimenti non sarebbe imbattibile, no? Veniamo a noi, il box set dell'imbattibile Daitarn 3 con 10 DVD, eppure questo in esaurimento. E così D-Nit ha previsto una ristampa in due cofanetti da 5 DVD ciascuno. Questa volta ti tornano i numeri. Direi che questa volta ci siamo. Uscita prevista del primo cofanetto il 25 febbraio. Io comunque fossi in voi cercherei di procurarmi il cofanetto da 10, finché si trova. 1, 2, 3, Daitarn 3! E su questa citazione da veri intenditori, ti mancava giusto il soprabito e la bombetta, chiudiamo la parentesi anime, ma continuiamo a parlare di Giappone. Il nostro corrispondente John Caminari ci racconta di un particolarissimo show che si svolge a Tokyo e che ha per protagonisti dei samurai. Vediamo! Ohayo Roberto! Oggi mi trovo in un locale di Tokyo dove sta per cominciare Fumbasara, uno spettacolo a base di samurai dell'epoca Sengoku. Gli attori sono anche degli idol che cantano e ballano, ma passiamo subito la parola a loro per scoprire il fascino di questo show tutto giapponese. Game time! Warena! Gendai ni kiru samurai! Fumbunji! Soshite! La parola giapponese Fungi significa originariamente ragazzi ribelli. Tuttavia abbiamo cambiato il kanji finale ji in quello di samurai, mantenendo la stessa pronuncia per ereditare lo spirito dei samurai. Il nostro spettacolo si basa sui signori della guerra dell'epoca Sengoku. Tra il XV e il XVI secolo il Giappone era dilaniato dalle guerre tra clan rivali. I personaggi di quel tempo sono ancora molto amati dai giapponesi e sono stati protagonisti anche di videogiochi come Samurai Warriors e Devil Kings, da cui abbiamo tratto ispirazione. A livello di carisma, i samurai dell'epoca Sengoku sono semplicemente immortali. Combattevano per loro stessa volontà e credevano veramente in quello che facevano. Le armi, come vedete, sono davvero uniche. Motochika Chozokabe usa l'ancora di una nave per attacchi potentissimi. Mitsuhide Akechi annienta i nemici con due falci. L'arma di Ieyasu Tokugawa è non avere armi. Motonari Mori usa una particolare arma a forma di anello. Yukimura Sanada trafigge gli avversari con due lance. Mitsunari Ishida possiede una sola katana. Kojuro Katakura è un personaggio comico e attacca con una cipolla verde. Katsuya Shibata fa piazza pulita dei nemici con uno spadone. Infine, Masamune Date combatte con sei katane che elettrizzano il nemico. Ora voglio mostrarvi tre tecniche delle nostre coreografie action. La prima è il Kaburu, ovvero sovrapporsi al nemico nel momento del colpo, per far credere allo spettatore che ci sia stato veramente un contatto. Se eseguiamo i colpi di lato si capisce che non è successo nulla, mentre di spalle ci si può coprire e far sembrare la mossa più realistica. Dopo aver imparato il pugno, provate a eseguire questo calcio rotante. Infine, vi mostriamo come eseguire una caduta spettacolare. Serve molta pratica, quindi non provate a farlo a casa. Bisogna frequentare una scuola, proprio come abbiamo fatto noi. Game time! Non manca mai di sorprenderci il nostro John, che ogni settimana da Tokyo ci racconta quel Giappone tanto amato da videogiocatori ed otaku.
E adesso? E adesso torniamo a parlare di videogiochi, che se no poi c'è subito qualcuno che si lamenta e dice che Caminari c'ha le tettine. Ben detto, cerchiamo di dare spazio un po' a tutti, ma adesso giustamente diamo spazio ai videogiochi. Se vi dico Don't Nod, che cosa vi viene in mente? È uno scioglilingua? A me qualcosa ricorda. Forse ti ricorda Remember Me, che è il titolo d'esordio di questo sviluppatore francese, ora alle prese con un nuovo progetto. Si chiama Life is Strange. Dontnod Entertainment ha scelto la strada dell'avventura grafica a episodi sulla scia delle produzioni Telltale Games per questo suo nuovo progetto intitolato Life is Strange, la vita è strana. Ed è una vita davvero strana, o meglio speciale, quella di Maxine Caulfield, la protagonista di questo gioco, una studentessa appassionata di fotografia che scopre di avere il potere di far tornare indietro il tempo. Questo crea un ventaglio di possibilità, un domino di eventi, di cui il giocatore sarà al tempo stesso spettatore e regista. Le azioni e le conseguenze delle stesse saranno infatti in grado di influire sulla storia, secondo il ben noto effetto farfalla, con conseguenze a breve termine, più prevedibili, e altre invece a lungo termine, molto meno prevedibili. Maxine, insieme all'amica Chloe, si troverà ad investigare sulla sparizione di una ragazza, risolvendo enigmi e svelando misteri, il tutto gestito da una prospettiva in terza persona. Potrete quindi muovervi, esplorare, interagire, affrontare dialoghi a scelte multiple, dare una risposta e poi riavvolgere il tempo e darne un'altra, magari quella giusta. È intorno a questo aspetto che si sviluppa l'unicità di Life is Strange. E a dispetto di alcuni cliché di troppo a livello di narrazione, la formula funziona ed emoziona. Il tema dei ricordi, della memoria, sono evidentemente cari a Dontnod, che dopo Remember Me ci propone una nuova protagonista femminile per questa sua incursione nel genere del film interattivo, genere che tra gli studios francesi trova particolare consenso, come insegnano Quantic Dream e David Cage. Life is Strange è diviso in 5 episodi, che usciranno a distanza di circa 6 settimane l'uno dall'altro, ed è disponibile per tutte le piattaforme, PC, console all gen e next gen, tranne Wii U. È un bel esperimento questo Life is Strange, vedremo come evolverà con i prossimi episodi. Il primo sicuramente promettente. Sai come si dice? Breve ma intenso. Il mattino a loro in bocca, eh? Beh, ma un paio d'ore è la durata di un film e questo costa meno del biglietto di un cinema. Per questo vale la pena provare ad immergersi in questa strana vita immaginata da Dontnod. Eh sì, è il classico gioco che sarebbe perfetto per smartphone o tablet. Strano che non sia uscito su piattaforme mobile. Chissà, magari in futuro. Comunque, visto che avete tirato in ballo lo smartphone e tablet, direi che ci buttiamo subito a capofitto nel mobile gaming. Il resto lo vediamo dopo. Giochi e app imperdibili della settimana. Volete sapere quali sono? Ve lo dice Sebastiano. Tra Evolve, DLC di Advanced Warfare e l'imminente Battlefield Hardline, in questo periodo la scelta tra gli sparatutto non manca di certo. Se però a mancarvi è il tempo, ecco alcuni dei migliori shooter in prima persona disponibili su tablet e smartphone, che vengono aggiornati costantemente con nuovi contenuti e che potrete giocare ovunque vi troviate. Per chi vuole tornare alle origini, ai corridoi di Doom e alle mappe online di Quake e Unreal Tournament, c'è Neon Shadow, che non si fa mancare proprio nulla. Single player, multiplayer online e via LAN, e su tablet, afferrandolo a quattro mani, si può giocare addirittura in split screen. Blitz Brigade si ispira invece a Team Fortress 2, sia nella grafica che nel gioco di squadra online. Supporta fino a 12 giocatori divisi in team da 6, impegnati in un classico deathmatch o in una modalità a dominazione simile a quella vista negli ultimi Battlefield. Se però preferite lo stile futuristico alla Halo, quello che fa per voi è Nova 3. L'unica sua pecca è che, nonostante i continui aggiornamenti, comincia ad essere un po' datato, ma è disponibile anche nella nuova Freedom Edition, che è free to play, quindi potrete provarlo e testarne la compatibilità anche col vostro smartphone gratuitamente. Ma veniamo all'app del genere più popolare in assoluto, ovvero Modern Combat 5 Blackout, ultimo capitolo di una serie che ha praticamente portato Call of Duty su mobile, pur non essendo un COD. Activision, infatti, un gioco ufficiale ce l'ha, si chiama Call of Duty Strike Team, ma non arriva ai livelli di eccellenza di questo Blackout. Grazie Sebastiano, e ora parliamo di high-tech nell'accezione più ampia del termine, dai gadget tecnologici per la vita di tutti i giorni alla vera e propria tecnologia da fantascienza. Ormai il confine tra realtà e fantascienza è sempre più sfumato. Dopo l'overboard e le scarpe autoallaccianti, non chiedo altro. E invece c'è dell'altro. A me non dispiacerebbero teletrasporto e motore a curvatura, ma vabbè, comunque, se amate la tecnologia non rimarrete né indifferenti né delusi da quello che stiamo per mostrarvi.
I giapponesi hanno un rapporto particolare con i robot, il Gundam a dimensione reale, vogliono farlo muovere e a patto di avere 1 milione di euro da spenderci è anche possibile procurarsi un robot pilotabile, ovvero Kuratas. Poi ci sono i robot da intrattenimento, come questo Chihira Aiko sviluppato da Toshiba, che è in grado di conversare, cantare, gesticolare con una certa naturalezza, ridere e perfino piangere. Secondo i suoi creatori si tratta dell'androide più realistico di sempre in termini di espressività facciale e in futuro potrebbe diventare un robot da compagnia per anziani e bambini. La mente corre subito a film come Intelligenza Artificiale, L'Uomo Bicentenario o il prossimo Humandroid. Vediamo a qualcosa di meno fantascientifico, ma sicuramente utile. Si tratta dello speaker Bluetooth Superstar Backfloat di Monster, presentato al CES. La particolarità? È completamente impermeabile, quindi potrete tenerlo con voi nella vasca da bagno oppure portarvelo al mare. Occhio però alla portata del Bluetooth e soprattutto a non perderlo tra le onde, visto che non costa poco. Siete sempre di fretta? Allora i Rolkers, sviluppati dall'omonima azienda francese, sono quel che fa per voi. O meglio, lo sarebbero se non si trattasse ancora di un prototipo. Sembrano dei pattini e in parte lo sono, ma la loro tecnologia è molto più avanzata. Sono motorizzati e in grado di mantenere l'equilibrio da soli. Per usarli, quindi, non dovrete saper pattinare. Vi basterà camminare come fate normalmente, solo che potrete farlo più velocemente, fino a 11 km all'ora, e la sensazione sarà quella di camminare su un tapis roulant dell'aeroporto. L'autonomia al momento è di circa 2 ore con batteria agli ioni di litio, arrivo previsto nel 2016. Se c'è il rischio che tecnologie come i Rolkers possano impigrirvi, il rimedio si chiama Belty, la cintura intelligente motorizzata che si regola automaticamente sulla circonferenza del vostro addome, comunicando tramite Bluetooth con lo smartphone per dirvi se state ingrassando. Al resto ci pensa l'app di coaching, anche qui parliamo di un prototipo, da rivedere sia come design che come ingombri, ma l'azienda che l'ha ideata spera di poterla commercializzare già entro la fine di questo 2015. Pensate che tra le follie giapponesi pare che ci sia l'intenzione di creare robot con le fattezze di personaggi famosi e idol. Insomma, l'evoluzione della bambola gonfiata! Mi auguro di no, addirittura, sentite qua, robot a immagine di persone decedute. Chiederemo a John di investigare. Sì, guarda, me lo immagino. Che me lo faresti un robot con le sembianze di mia nonna? Toh, ecco la foto. Scenari, come dire, un po' inquietanti, ma torniamo perché verso... Perché non hai visto la mia bisnonna, tra l'altro. Esatto, torniamo verso la tecnologia che è meglio e che ci mette decisamente a nostro agio, soprattutto quella per il gaming. E oggi, cari PC Gamer, vi mostriamo una scheda madre unica e irresistibile. Le schede madri Asus serie TUF The Ultimate Force sono pensate per durare a lungo. Offrono caratteristiche superiori di affidabilità perché testate per il funzionamento in condizioni estreme e sono garantite 5 anni. Come questa Sabertooth Z97 Mark S, destinata a chi vuole costruire un PC basato su processori Intel di ultima generazione. Si tratta di un'edizione limited numerata, a sottolinearne il carattere di esclusività. Unica è anche la colorazione mimetica Arctic Camo, con PCB di colore bianco. Lo scudo termico Thermal Armor è stato progettato per prevenire danni accidentali e per garantire un raffreddamento omogeneo delle varie componenti. A bordo pure una doppia ventola per un raffreddamento ottimale delle parti più sollecitate. E con la tecnologia Dust di Fan, la ventola più esterna può invertire il proprio verso di rotazione per espellere la polvere. A controllarla ci pensa il software Thermal Radar 2, in abbinamento a un chip dedicato, che registra con precisione temperatura e velocità delle ventole per avere sempre il giusto equilibrio tra prestazioni e silenziosità di funzionamento. E per chi non vuole perdersi tra mille regolazioni, c'è pure l'opzione di tuning automatico. Se l'obiettivo con le schede TUF è la massima affidabilità, le prestazioni non vengono comunque trascurate. L'uso di componenti di alta qualità permette ampi margini di overclocking senza pregiudicare l'affidabilità del sistema. Il tutto è gestibile in modo intuitivo tramite BIOS UEFI con interfaccia grafica oppure con il software AI Suite 3. Mai, e dico mai, sottovalutare l'importanza della scheda madre, e quindi qualunque scegliate, sceglietela con attenzione. Dopo questi servizi dedicati all'hardware, ci piace sempre alleggerire un po' i toni. E chi può farlo meglio del Raffo? Raffo, sei d'accordo? Ma se lo dite voi, perché io mi sento un po' la morte addosso. Addirittura, dovrebbero essere curiosità e notizie divertenti dal mondo tech e game, comunque, dico bene? No, funerali e disgrazie. Vabbè, funerali e disgrazie, dice Raffo, vediamo. In questo video vi mostriamo come il lavoro svolto su Project Cars, la simulazione automobilistica in uscita a marzo per console
Next Gen e PC sta procedendo piuttosto bene. Da un lato abbiamo una gara reale disputata sul circuito di Snetterton a bordo di una Radical SR8 e dall'altro Project Cars. Possiamo effettivamente notare come le differenze tra gioco e realtà siano davvero minime, al punto che in alcuni tratti è difficile distinguerle. Inutile dire che non vediamo l'ora di metterci le manacce sopra. Se si pensa che il più marcio dei nostri smartphone ha un processore più potente del computer usato dall'Apollo 11 per andare sulla Luna, non è difficile credere che la sonda che attualmente sta viaggiando verso Plutone stia utilizzando lo stesso processore installato sul primo modello di PlayStation. Proprio così, la sonda New Horizon procede spedita verso Plutone e il processamento dei dati e l'invio dei pacchetti alla Terra è affidato proprio al Mongoose 5 a 32 bit, cioè lo stesso della prima console Sony. Flappy Bird, il gioco con l'uccellino salterino ribattezzato per la sua inutilità e difficoltà il generatore videoludico di bestemmie, è approdato anche in sala giochi. Proprio così, da oggi si potrà impazzire di rabbia in compagnia dell'uccellino svolazzante con l'aggravante che si staranno pure gettando al vento fiumi di monetine. Ottima idea! Non c'è che dire! Restiamo sempre in tema con quel che abbiamo appena visto e quindi adesso parliamo di zombie. Mi rubi le battute? Ti rendo pan per focaccia. Come si dice, alla bocciofila del mio paese. Dovresti farci un salto anche tu, eh? No, lui è impegnato a supervisionare i cantieri. Vabbè, abbiamo capito. Comunque, sempre di zombie parliamo con un nuovo titolo firmato Techland che ci spiega una cosa. In caso di apocalisse zombie, meglio non andare in giro di notte. Beh, certo, perché dovevano pure spiegarla, eh? E di nuovo tempo di apocalisse zombie, non a Raccoon City ma nella città immaginaria di Arran, trasformata in zona di quarantena dopo il diffondersi dell'epidemia. Nessuno può uscirne, ma al protagonista di questo Dying Light tocca addirittura entrarci. Il suo nome è Crane ed è un soldato sotto copertura, inviato da un'agenzia governativa per recuperare un file compromettente in mano ad uno dei superstiti. Le premesse narrative non sono di certo da Oscar, perché è sul gameplay che gioca le sue carte Dying Light, mettendo a disposizione del giocatore una struttura di gioco open world e sandbox con due anime ben distinte. Di giorno gli zombie sono quelli alla Resident Evil, per intenderci, lenti, ottusi, facili da evitare e da sorprendere, ma di notte la musica cambia, perché al calar delle tenebre emerge una seconda categoria di zombie, velocissima e letale, e per riuscire a cavarvela dovrete essere altrettanto veloci. Usando il parkour potrete spostarvi rapidamente attraverso la città, completando missioni e obiettivi, mentre di notte servirà un approccio più stealth, evitando di farsi sorprendere dai nemici. Diversamente scatterà un inseguimento, in cui dovrete dar sfoggio di tutta la vostra esperienza nella corsa acrobatica. Per cavarvela potrete sfruttare le trappole predisposte durante il giorno, oppure trovare riparo nei rifugi. L'influenza di Dead Island è chiara nelle dinamiche di combattimento, perché gli scontri con gli zombie avvengono principalmente in corpo a corpo. Le armi da fuoco infatti sono rare e le munizioni contate. Uccidendo zombie e completando missioni guadagnerete denaro e punti sopravvivenza, ancora di più se agirete di notte, punti e denaro che potrete usare per potenziare il vostro personaggio oppure per comprare nuove armi che potranno poi essere modificate e potenziate. Le cose da fare non vi mancheranno, visto che Dying Light, tra missione principale e missioni secondarie, offre decine di ore di gioco e tantissima varietà grazie ad un vasto ambiente esplorabile con tanto di clima dinamico. Dying Light gira perfettamente su PC di fascia media, offrendo un comparto visivo di grande impatto. Su PS4 invece abbiamo osservato sporadici cali di framerate solo di notte durante gli inseguimenti più frenetici. Il gioco prevede un multiplayer co-op in cui si potranno affrontare missioni e sfide di gruppo in compagnia di fino a 3 amici, ed è questo il modo migliore per gustarsi Dying Light. In alternativa potrete cimentarvi nei panni di uno zombie, andando ad infestare il mondo di gioco di altri giocatori nella modalità chiamata Be the Zombie. E sulle immagini di Dying Light chiudiamo anche questa puntata di Game Time. Davvero una bella sorpresa, questa di Techland. Beh, si sono riscattati dalle critiche ricevute con Dead Island Riptide. Avete dato la serie in mano a un altro sviluppatore? Te, beccatevi questo! In effetti sa un po' di rivincita questa produzione Techland. E voi cosa ne pensate? Ci avete giocato? Vi è piaciuto?
Ditecelo sui social e con i social. Twittate @videogiochi, il nostro nuovo account ufficiale su Twitter. Diventate nostri follower, ci troverete ogni giorno un sacco di news interessanti. E non dimenticate di diventare nostri fan anche su Facebook. La pagina di Game Time ormai è un'istituzione tra i gamer. Cercate Game Time TV, mettete mi piace se ancora non siete fan e troverete tantissime notizie e link divertenti. E altri 240.000 gamer come voi soprattutto. Ma se volete restare sempre informati su tutto quello che accade nel mondo game, con news, anteprime, recensioni, ma anche curiosità per otaku e appassionati di anime, allora ricordate di visitare il nostro sito ufficiale videogiochi.com. Su web è sempre tempo di videogiochi, mentre l'appuntamento in TV è per settimana prossima, il sabato ovviamente alle 12.40 qui su XN Sci-Fi. Buon weekend a tutti!